Giuseppe Fausto, non si può dire candidato a sindaco, anche perché per essere candidati devono essere ancora, devono scadere i termini per la presentazione di simboli e liste, però c'è una disponibilità totale per un ritorno alla politica attiva, visto che sei stato anche assessore, hai rivestito altre cariche. Come mai questa volontà di ridiscendere in campo? Ma sì, il mio è un percorso che comincia nel lontano 1997, quindi allora a soli 22 anni già la passione sfrenata trasmessami da mio padre per la politica l'ho sempre avuta nel sangue, la politica l'ho sempre vissuta quotidianamente, mi è sempre piaciuta e l'ho sempre seguita. L'interesse e la passione sfrenata per la gestione della cosa pubblica, per le scelte amministrative, per la voglia di far sì che i miei figli, i nostri figli possano continuare a vivere a Castellammare, facendo crescere, facendo sviluppare ulteriormente questo territorio, mi portano a spendermi e a confrontarmi quotidianamente con i cittadini, e già di fatto il confronto quotidiano che fa parte della mia vita significa fare politica. Hai sempre militato nell'ambito del centrodestra e adesso insomma diverse sigle di questo schieramento sono intenzionate a sostenere una candidatura di Fausto. Ma mi chiedo, ma anche il sindaco uscente non rappresentava o non rappresenta una coalizione di centrodestra? Perché potrebbero chiedersi i cittadini questo cambio di rotta da parte dei partiti verso Fausto? Ma guardi, diciamo che il percorso che ha contraddistinto gli ultimi 5 anni di amministrazione hanno fatto sì che questi partiti che oggi sostengono il centrodestra non si sono resi conto che di fatto quello non era un percorso marcatamente politico, ma era frutto di un'esperienza civica che legittimamente il sindaco Rizzo ha voluto portare avanti in questi 5 anni. Io mi sono sempre definito un rappresentante di un'area moderata di ispirazione cristiana ed è evidente che la collocazione tende di più a guardare al centrodestra che non al centrosinistra, considerato pure che la legge elettorale a livello nazionale impone questo tipo di scelte e non dà la possibilità di creare vecchi contenitori moderati che si trovavano al centro. Sicuramente i partiti di centrodestra che oggi sostengono Rizzo non hanno voluto dare seguito, o comunque sembrerebbe che non abbiano l'intenzione di dare seguito a questo tipo di impostazione più ibrida rispetto agli schieramenti nazionali. Io rispetto assolutamente le scelte di questi partiti, attendiamo che si giunga alla presentazione delle liste col percorso che ci accompagnerà fino a quella data, sono in corso delle trattative, sono in corso delle riunioni per dare forza a questo schieramento, ma non dimentichiamo che votandosi a Castellammare con un sistema maggioritario non si parlerà di un movimento marcatamente di centrodestra, ma sicuramente all'interno di questo contenitore civico ci saranno sostanzialmente tutti i partiti che insieme ci daranno la possibilità di avere dei collegamenti diretti sia col governo romano che col governo regionale. Prime cose da fare su Castellammare del Golfo, penso che tutti quanti ipotizzino il turismo, il settore primario sul quale intervenire, o Giuseppe Fausto pensa anche ad altro? Sicuramente il turismo ormai abbiamo visto che costituisce un po' il volano per la nostra economia. Devo dire che ancora Castellammare non può definirsi punto di attrazione turistica, ma sicuramente può candidarsi a diventarlo. Sicuramente dobbiamo dare corso a diversi interventi, intanto o nel breve periodo, ma contemporaneamente non dobbiamo dimenticare la strategia, dobbiamo cercare di evitare di fare in modo che chi sarà sindaco non dovrà farsi travolgere dalla straordinarietà degli eventi quotidiani e quindi poi far venir meno la possibilità che si possano fare investimenti importanti sul territorio. Ad oggi devo dire che Castellammare ad esempio non può fare a meno degli avventori dei comuni vicini che quotidianamente ci
ci vengono a trovare per le bellezze che ci caratterizzano, per i ristoranti che si trovano sul lungomare, però bisogna far sì che queste persone, quando vengono a Castellammare, devono trovare i posteggi, non possono venire e beccarsi una multa per assenza di servizi. Dobbiamo regolamentare meglio le zone a traffico limitato, tutti i provvedimenti in cui l'amministrazione uscente si è sicuramente per la soluzione dei quali si è sicuramente prodigata, però i risultati sicuramente non sono stati quelli che loro stessi auspicavano.